soddisfatto di questo torneo? Secondo le nostre aspettative più che soddisfatti. Abbiamo avuto un'affluenza di pubblico notevole, abbiamo fatto 4 giorni con tornei da amatoriali a professionisti e abbiamo avuto più di 100 atleti in campo che si sono dati battaglia con un caldo veramente fantastico, anche questo è un caldo fantastico, ma siamo veramente contenti, anche perché è un evento all'interno di una gran bella manifestazione organizzata dalla CNA. Ecco, una vera e propria vetrina per questo sport. Ma Mondello si presta tanto, questo è uno sport che secondo molti è uno sport prettamente estivo. Noi l'abbiamo sdoganato perché all'interno della nostra arena di via Don Orione 11 facciamo scuola di beach volley per tutte le fasce d'età, tutte 12 mesi l'anno, quindi per noi diciamo che è uno sport annuale e non stagionale. Trasformare Mondello in una tappa del circuito italiano, europeo, visto il luogo così suggestivo. Allora, noi partecipiamo con i nostri atleti alle varie fasi del torneo nazionale e anche a livello internazionale. Pensi che in questo torneo abbiamo i campioni italiani dell'anno 2023. E trasformare Mondello non ci vuole poi molto, perché Mondello è una location che si presta tantissimo. Immaginate che noi ce la metteremo tutta affinché attraverso la nostra associazione possa essere una tappa almeno del torneo nazionale. Noi come ASD Cala Sport Academy siamo veramente contenti e stiamo ringraziando fin dal primo giorno tutto il settore CNA per questa grande possibilità, perché fare beach volley nella nostra città e soprattutto nella spiaggia di Mondello è veramente una cosa entusiasmante. Siamo veramente contenti e ringrazio tutte le persone che hanno accettato questo invito. Ci sono un sacco di, veramente, da pitchers, dal neofita a quello bravo, a quello che sta facendo qualcosa adesso. Veramente hanno una grandissima risposta di tutta la città e siamo veramente molto molto soddisfatti. Ecco, parliamo di questi 4 tornei. Chi sono i partecipanti? Come sono suddivise queste squadre? Allora, noi come scuola di beach volley abbiamo fatto i primi 2 giorni della settimana un 4x4 misto. E il giovedì e il venerdì, quindi oggi, ci saranno le fasi finali del 2x2 misto, però sempre a livello amatoriale, quindi per tutti quei ragazzi che fanno parte della scuola beach volley, quindi stanno iniziando a fare beach, e chi magari è appassionato di beach volley. Il nostro weekend invece andremo a fare un 2x2 FIPAV, quindi una tappa federale sia maschile che femminile, partendo fin dalla mattina, ma si sta giocando anche tutta la sera, e questa è una cosa anche abbastanza bella, perché ringrazio sempre la CNA che ci ha dato la possibilità di montare questi fari che si vedono benissimo, e quindi stiamo veramente facendo beach volley tutti i giorni e tutte le ore, quindi è un sogno per chi ama questo sport. Parliamo della diffusione di questo sport a Palermo e in Sicilia. Allora, noi siamo fortunati, una delle uniche squadre che ci sono qui, scuole di beach volley nel nostro territorio, che fa attività di beach volley alla Beach Arena tutto l'anno, con squadre che partecipano a circuiti invernali, quindi non è più solo il beach volley è diventato un collaterale alla pallavolo, ma pian piano sta diffondendo come sport tutto l'anno. Noi in più, rispetto a tutte le squadre, diciamo, di più nord, abbiamo la fortuna che il nostro meteo ci dà una possibilità di fare beach volley senza pioggia o comunque senza questo gran freddo. Noi facciamo attività tutto l'anno, i nostri corsi sono aperti a tutti, chi vuole iniziare adesso, chi vuole perfezionare qualche livello di apprendimento, chi vuole giocare con gli amici, quindi diciamo noi veramente siamo il beach volley e facciamo beach volley. Ma come siamo messi noi siciliani dal punto di vista agonistico rispetto al resto d'Italia? Ho avuto il piacere, anche questa possibilità, di affermarmi in tutta Italia per 3 volte. Ho avuto la fortuna di essere 3 volte campione d'Italia di questo sport, ho fatto 2 campionati del mondo,
quindi diciamo che c'è una bella fetta della nostra parte di città che vuole fare beach volley, al di là se è bravo o no, ma ha voglia proprio di stare sulla sabbia, e questo è una cosa fondamentale, al di là se sei bravo o no, hai vinto qualcosa o no. Quindi siamo in crescita, ma abbiamo bisogno ancora di sempre più persone, gente, per aumentare questo livello di iscritti che ci permetterà di competere sempre anche con le città un po' più grandi, diciamo. A che età si può intraprendere questo sport? I nostri corsi, e comunque anche per tutti i corsi, quindi il mini beach, no, li prendiamo dagli 8 anni in su. Prima facciamo un po' di giochi sulla sabbia, però diciamo che dagli 8 anni già è un buon inizio per iniziare a masticare un po' le regole di questo sport. È uno sport sicuramente impegnativo, perché la sabbia è un qualcosa di che stancante. È molto stancante. Vedo tante persone che iniziano, dice bellissimo la sabbia, ma quando iniziano poi inizialmente dicono ma era veramente così stancante? Sì, perché la sabbia è un bellissimo conduttore, però stanca tanto, quindi oltre alla componente tecnica facciamo anche un po' di parte fisica che ci permette di poter stare bene anche sulla sabbia.